Dedica il premio ad Andrea Coccia, dirigente Colacem, ma prematuramente scomparso 3 mesi fa, Federmanager Perugia, che per commemorare il merito professionale e le qualità umane del collega ha istituito il riconoscimento, una borsa di studio di 3.000 euro dedicata ai laureati in ingegneria che abbiano conseguito un dottorato di ricerca o una laurea magistrale presso l'Università degli Studi di Perugia su tematiche relative alla transizione energetica, le energie rinnovabili e all'idrogeno verde. All'Hotel Gio di Perugia, la cerimonia di consegna con la famiglia, gli amici e i colleghi di Andrea Coccia. Ad essere premiati dalla giuria presieduta dal professor Franco Cotana, l'ingegner Brigitta Santini e l'ingegner Mattia Manni. A consegnare i riconoscimenti è stato il figlio di Andrea, Francesco. L'ingegner Roberto Peccini, presidente Federmanager Perugia, ha commentato: siamo ben lieti di aver registrato una così intensa partecipazione. Grande segno di affetto e stima verso l'ex collega. Siamo anche orgogliosi del livello dei concorrenti. Premio dato a delle persone meritevoli, intitolato a chi del merito ha fatto uno dei tratti principali un po' del suo essere, quindi direi è molto centrato. Andrea è una persona esigente, molto esigente, soprattutto con se stesso, ma era anche una persona estremamente equa e ritenuta equa anche da coloro che non venivano premiati, anche dalle persone che venivano in qualche maniera stimolate a fare meglio. E anche questo era un tratto molto particolare, direi una persona eccellente e quindi meritevole di questo ricordo. Questa manifestazione si incentra soprattutto su un tema, quello che era caro ad Andrea, cioè quello delle energie rinnovabili, della transizione energetica, dell'idrogeno. Infatti la mia relazione che farò si basa proprio su questo argomento. Ecco allora che ci sembra che questo sia veramente il modo migliore per ricordarlo e per testimoniare, insomma, diciamo, di questo momento particolare, come il tema dell'energia, delle comunità energetiche, dell'idrogeno sia ormai un tema importantissimo non solo per la nostra regione, direi per l'Italia e per l'Europa, diciamo anche a seguito dei due grandi eventi internazionali che sono stati il G20 e la COP26.